Si infrange contro il muro del numero legale all'1:30 della notte la riforma della legge elettorale pugliese in favore delle donne. Il colpo di scena finale di una seduta sospesa più volte, tesa e sfiancante. L'ultimo atto della legislatura che regala alla maggioranza una clamorosa figuraccia. Il centro-sinistra infatti non riesce ad approvare il doppio voto di genere previsto da una legge dello Stato e chiesto a gran voce dal governo centrale, nonostante i numeri a favore e l'appoggio esterno dei 5 Stelle. Esulta il centrodestra che fa saltare il banco grazie a 2000 emendamenti. Eppure si è tentato per tutta la giornata di trovare una mediazione. Il governatore Emiliano e i grillini avevano chiesto di abbinare al doppio voto la tagliola sulle liste, escludendo quelle che non prevedessero la percentuale di presenza 60-40. Ma non c'è stato niente da fare. Tensione alle stelle e duelli rusticani hanno caratterizzato la seduta, come quello fra Emiliano e il consigliere Ventola di Fratelli d'Italia. C'è una mancanza di correttezza nei confronti dei colleghi. I miei emendamenti li devi distribuire a tutti, perché tutti devono avere piena condizione di che cosa votano. Vergognati! Grazie Presidente, mi ha detto da lei un complimento. Vergognati! Io voglio pari dignità, Mario. La pari dignità di tutti i colleghi. Siamo stati tre ore fermi, io gli emendamenti li ho presentati a luna. Non ho privilegi in giro, più, le donne le ho privilegi in più. Si deve vergognare. Le donne le votiamo in 2 secondi, Presidente. Perché quando lei non viene in consiglio facciamo tutto, e quando viene lei, sì, perché anche adesso, guardando, anche adesso è guardando. In assenza di un'intesa si è passati all'esame dei singoli emendamenti e dalla minoranza è spuntato il comma antilopalco, l'ineleggibilità per tutti i componenti delle task force regionali. L'emendamento è passato col voto segreto e l'appoggio di ben 8 franchi tiratori della maggioranza. Una doccia fredda per il governatore Emiliano che, tradito dai suoi, ha abbandonato l'aula. A quel punto è saltato tutto, non è stato possibile approvare alcun altro emendamento e al presidente Luizzo non è rimasto altro da fare che prendere atto della mancanza del numero legale e dichiarare chiusa in piena notte la peggior seduta di questo Consiglio regionale, l'ultima a causa della fuga dei consiglieri. La legge elettorale pugliese resta così com'è, con l'unica eccezione del veto alla candidatura del professor Lopalco e senza la doppia preferenza di genere.